È meglio una cena in ristorante con la famiglia oppure una sessione con un coach? Chissà quante volte avrai sentito parlare della coperta troppo corta, se tiri da una parte scopri l'altra. Insomma, molte volte può capitare che le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare diverse esigenze, pertanto è necessario fare delle scelte. Quasi certamente il dubbio non riguarda se optare per una cena in ristorante oppure una sessione di coaching. Chi non sa rinunciare ad una cena in ristorante potrebbe obiettare che con il costo di una sessione di coaching soddisfa l'esigenza di una sola persona, mentre con quella cifra in ristorante ci va una famiglia di almeno 4 persone. E questo è assolutamente vero, ma permettimi di offrirti uno spunto di riflessione. Presumibilmente avrai già sentito parlare di quello che sto per dirti, o magari no. Bill Gates, in un famoso speech al TED, evidenziò che tutti noi abbiamo bisogno di un coach. E come se non bastasse, Eric Schmidt, presidente di Google, affermò che il miglior consiglio ricevuto in carriera sia stato quello di scegliere un coach. E se ad affermare frasi di quel genere sono stati personaggi di quel calibro, figuriamoci quali potrebbero essere le esigenze di comuni mortali come noi. Ma è proprio nella parola esigenza e soprattutto consapevolezza di avere un'esigenza che si basa il dilemma. A questo punto consentimi di estendere la riflessione con un dato di fatto ed una domanda. Il dato di fatto è che sappiamo di avere a disposizione questa vita e forse è l'unica che abbiamo. La domanda riflessione che posso porti è la seguente: stai vivendo una vita all'altezza delle tue aspettative e delle tue potenzialità? Nella vita privata? Nel lavoro? Se la risposta è sì, non hai bisogno di un coach. Ma se la risposta fosse no o ni, allora dovresti prendere in considerazione l'opportunità di avere un coach. Non c'è dubbio che qualche volta la coperta possa essere corta. Ma come spesso capita nella vita, è un fatto di scelte. Perché tutti possono permettersi un coach. Si tratta semplicemente di scegliere cosa è importante per noi. Consentimi di ritornare all'esempio del ristorante. Se ci portassi la mia famiglia, presumibilmente in quelle 2 ore avrei soddisfatto la mia esigenza, perché sicuramente ai miei figli non gliene fregherebbe nulla. Magari posterò le foto sui social per far sapere ai miei amici che sono stato in ristorante ed il giorno dopo al lavoro dirò ai miei colleghi di quanto si mangia bene in quel determinato posto. 2 giorni dopo della cena in ristorante non sarà rimasto più nulla. Se invece decidessi di investire quei soldi in una sessione di coach con un professionista, magari potrei dedicare quell'incontro alla scoperta del mio scopo nella vita. Uscire da quell'incontro con le lacrime agli occhi per l'emozione e l'investimento durerebbe tutto il resto della mia vita. Oppure potrei dedicare quell'incontro a fare chiarezza su quello che realmente voglio, o magari a come dare reale valore ai miei figli senza necessariamente spendere dei soldi. Insomma, sono tante le cose che potrei ottenere e con una grande differenza. Resterebbero per tutta la vita.